Yara Gambirasio. Nuova svolta shock. Marita Comi. La moglie di Massimo Bossetti confessa che... Tutti sconvolti. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video, ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Il destino di Massimo Bossetti, l'unico individuato colpevole dell'omicidio di Yara Gambirasio, potrebbe subire un ribaltamento. Dopo 9 anni di carcere, Marita Comi, moglie di Bossetti, ha ripreso la parola. Nonostante la condanna definitiva all'ergastolo nel 2018, la donna continua a credere nell'innocenza del marito. I legali di Bossetti hanno avanzato la richiesta di revisione del processo alla luce di nuovi elementi emersi. Marita, desiderosa di una vita normale, ha vissuto gli ultimi anni in una costante battaglia per la reputazione del marito, il quale ha sempre proclamato la sua innocenza. Recentemente, il GIP di Venezia ha sollevato nuove questioni sul processo. Accuse di frode processuale e depistaggio hanno portato il GIP a chiedere l'iscrizione nel registro degli indagati di Letizia Ruggeri, il PM responsabile delle indagini sulla morte di Yara Gambirasio. La richiesta è stata motivata dall'esigenza di approfondire ulteriormente 54 reperti contenenti tracce di DNA, elementi chiave nell'accusa contro Bossetti. Marita, che ha sempre sostenuto la tesi dell'innocenza del marito anche attraverso i media, ora attende con ansia gli sviluppi. Sarà il processo riaperto? La speranza di una svolta potrebbe finalmente portare alla luce la verità sulla tragica vicenda di Yara Gambirasio. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.